Ciao, oggi leggerò dal mio telefono 10 idee regalo che ho appuntato nelle note e leggerò perché non me le ricordo, anche se le ho scritte io. Però le ho scritte in questi giorni perché ci stavo un po' riflettendo. Stavo anche riflettendo, come mio solito, sul senso del Natale, sul scambiarsi doni a Natale. Sicuramente alloggi Natale e consumismo sono due parole molto vicine, perché è molto incentrato il Natale sul regalare cose materiali. Ecco, per me i regali sono una cosa bella, fare regali per me è una cosa bella, non per questo bisogna farli per forza a Natale, infatti queste idee le potete usare a Natale, per compleanni o per qualunque occasione, anche una non occasione. Però io penso che il Natale sia un bel pretesto. Anche se si è perso sicuramente il senso del perché si scambiano doni, ecco, però mi piace vederla in una chiave positiva e utilizzare il Natale comunque come un pretesto positivo, come può essere il caffè con l'amica al bar, giusto per fare due chiacchiere e approfondire magari delle discussioni lasciate irrisolte. Ecco, per me il dono a Natale è come quel caffè al bar. Dunque, mi piace pensare ai regali che faccio, ma oggi le idee che condividerò con voi sono comunque incentrate sulla sostenibilità, low waste, zero waste e tutte queste cose che piacciono a me e che mi piace condividere con voi. Partiamo con la prima idea, piante. Io amo le piante e mi piace regalarle. Mi piace regalare anche fiori, bouquet di fiori o piante in generale. Ecco, io sono ambasciatrice di Colvin, quindi oggi vi parlo di questo servizio perché io mi trovo personalmente bene e penso possa essere un'idea interessante anche per voi. Colvin è un servizio che spedisce fiori secchi, freschi o piante a domicilio. Hanno inserito una nuova categoria di piante bellissime da appartamento e secondo me è un'idea fantastica da regalare. È un servizio online, spedisce in 24 ore in tutta Italia, quindi hanno sia bouquet che bouquet freschi, secchi e piante, l'ho già detto. Sono bellissimi secondo me anche i bouquet di fiori secchi, che sono dei bouquet che fondamentalmente non hanno bisogno di acqua e che rimangono così splendidi in eterno, sono stupendi, io li amo, infatti li ho ovunque in camera mia. Bellissimi bouquet di fiori freschi e anche le piante, ovviamente. Regalare una pianta è secondo me molto bello, soprattutto se magari sapete che qualcuno si è trasferito da poco in una casa nuova o vuole arredare una nuova camera in un nuovo modo. Comunque la pianta per me è una cosa bellissima, quindi io amo le piante, è anche un modo per dare qualcosa da curare a qualcuno e secondo me è un bel gesto, ecco. In più io sono ambasciatrice di Colvin, quindi vi lascio un codice sconto se volete acquistare dal sito e per ogni acquisto che voi fate a me arriva una piccola percentuale. Penso sia un modo bello sia per sostenere in qualche modo il mio canale, sia perché gli sconti sono belli e quindi è bene approfittare degli sconti. Abbonamenti a cinema, stagioni teatrali, concerti, regalare un biglietto per qualcosa, ecco. Io stessa quest'anno ho deciso, spero che i miei genitori non stiano guardando questo video, io e mia sorella abbiamo scelto di regalare ai miei genitori l'abbonamento, gli ingressi al cinema ed è molto bello secondo me regalare qualcosa di materiale, ma che non sia propriamente materiale, ma che sia più che altro un modo per far fare un'esperienza nuova e arricchente a una persona. Quindi io vi consiglio fortemente, cioè io amo i regali che siano abbonamenti a cinema, stagioni teatrali e qualunque cosa che sia un'esperienza, magari non è un oggetto, ma è qualcosa che arricchisce. Fare qualcosa con le proprie mani. Spesso vengono consigliati dolci, cose, ecco, la cucina non è propriamente il mio forte, quindi quello che io in genere regalo sono maschere, impacchi, scrub. In questo caso, una cosa molto pratica che potete fare è organizzare in dei barattolini di vetro delle maschere in polvere, quindi mischiate delle polveri che possono essere argille di vari colori, argilla verde, bianca, rosa, oppure polvere di rosa. Rosa, 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 rosa. Delle polveri che mischiate secondo delle ricette che magari voi stessi avete testato e vi sono piaciute, le sistemate in questi barattolini. Magari potete aggiungere al fianco un idrolato, quindi una sostanza acquosa, oleosa o del gel di aloe vera con la quale poi si possa mischiare la polvere. Quindi fate questo kit con una maschera in polvere fatta da voi, un idrolato, del gel di aloe e una cosa che magari potete aggiungere sono dei biscotti, sì. Dei dischetti riutilizzabili e lavabili.
delle cose che trovo vi lascio il link nell'info box. Questi qui io li ho comprati online, sono dei dischetti riutilizzabili, vanno bene sia per struccarsi e poi vanno lavati a mano in lavatrice, oppure possono essere utilizzati per lavare via la maschera dal viso. Quindi un kit creato da voi, secondo me è una bellissima idea. Un'altra idea molto carina secondo me è un thermos, una borraccia, che già da sola è un regalo splendido, sia perché è un modo per spingere le persone a limitare l'utilizzo e l'acquisto di bottigliette in plastica, e anche perché in questo caso comprare un thermos mantiene sia l'acqua fredda che calda. Quindi nell'idea che se state regalando un thermos, molto bello secondo me abbinare magari un thermos a del tè sfuso. Potete anche farli voi in dei barattolini, oppure ci sono erboristerie che vendono i tè sfusi, voi li unite in un barattolo o comprate questi contenitori tipo in latta, questo è finito, e quindi potete fare questa combo di thermos e tè, che secondo me è molto bello. Sicuramente l'abbigliamento è un argomento molto personale, una scelta molto personale, però a Natale si sa che si regalano sempre guanti, sciarpe, cappelli, sono i regali must have insieme a pigiami e pantofole. Io non li disprezzo perché sono sempre utili, però oggi volevo farvi vedere questa linea in particolare di un brand che io apprezzo molto, che è Organic Basics. Mi ha inviato una sciarpa che è in cashmere riciclato, ha creato questa nuova linea, hanno anche dei guanti e dei cappelli e io ho scelto la sciarpa nera, però ce l'hanno anche di un color beige, quindi tutta la linea beige e tutta la linea nera. Secondo me Organic Basics è un sito molto bello dal quale acquistare, a una varietà di capi basici di ottima qualità e ovviamente ha un'attenzione particolare per la filiera di produzione, per i materiali, e quindi secondo me se volete acquistare sciarpe, cappelli, guanti o in genere un capo basico, Organic Basics è sempre un'azienda buona alla quale affidarsi. E anche di Organic Basics ho un codice sconto che scade, quindi vi lascio nell'info box quando scade, se non sbaglio il 15 febbraio, ed è Simona OBC5. Simona OBC5, sì. Agenda. L'agenda è una cosa sicuramente personale, perché ognuno sceglie una cosa che poi dovrà utilizzare potenzialmente per tutto l'anno. Infatti io vi consiglio di regalare un'agenda a una persona che sapete che la usa, e magari soprattutto se sapete già il tipo di agenda che utilizza. Tipo questa mi è stata regalata per il compleanno da una mia cara amica che conosce benissimo i miei gusti e quindi sa che io utilizzo la Moleskine da una vita. E l'agenda per me è un bel regalo, sia perché spinge una persona a organizzarsi, ma anche al journaling, quindi potenzialmente a scrivere di più, ed è utile, ma anche un'idea, cioè secondo me è bella ricevere una, cioè a me piace ricevere le agende. Un'altra cosa non troppo materiale è regalare un videocorso, che possa essere un videocorso di yoga, di qualunque cosa potenzialmente. Quelli che conosco io sono principalmente di yoga, conosco, vi scrivo nell'info box dei videocorsi che a me piacciono, magari non li ho provati però conosco le persone che li hanno fatti e stimo molto, quindi ve li lascio scritti nell'info box. So Naki, Anna Chiara, che ha il suo videocorso di yoga online, di yoga online, ve lo scrivo qui, so di Irene che ha fatto un videocorso di yoga in gravidanza, e so di Elisa Di Chello, che mi ha regalato l'abbonamento annuale al suo videocorso di pole dance, che penso sia l'unico videocorso di pole dance online. Quindi se siete soprattutto alle prime armi di pole dance, volete allenarvi a casa o per qualunque motivo, se volete, io stessa lo utilizzo o comunque sto iniziando ad utilizzarlo a casa assieme ai miei allenamenti in palestra normali, però secondo me è una bellissima idea a regalo. Non so di codici sconto di questi vari corsi, però magari chiedo a queste ragazze se sono ci sono delle promozioni in atto, magari ve le scrivo sempre nell'info box. Deviazione da naturopata, questo è un regalo che mi sono fatta fare io per il mio compleanno, che è stato il 2 dicembre. Io mi sono fatta regalare un pacchetto di massaggi, e secondo me è una bellissima idea regalo, perché
Io studio massaggi, studio tecniche manuali e so quanto sia importante, però so anche quanto ancora molto spesso la gente, io stessa in prima persona, non siamo educati all'idea che farsi massaggiare è una pratica da inserire nella propria quotidianità proprio perché è una non è soltanto una coccola, è una parte fondamentale, direi, per mantenere uno stile di vita sano e corretto. In tantissime medicine olistiche, anche le più antiche, banalmente la Ayurveda, ci sono tra le tecniche fondamentali per uno stile di vita sano corretto le tecniche manuali, quindi i massaggi. Regalare dei massaggi a una persona è un modo per spingere a prendersi cura di sé anche in un modo più profondo. Il massaggio è davvero, io lo studio, ok? Io studio queste cose, quindi sì, sono anche sono di parte, però è fondamentale, non è soltanto, cioè non andrebbe fatto una volta ogni tanto. Farsi massaggiare dovrebbe essere davvero una routine, parte della nostra routine, perché ti aiuta a parte per tutti i processi fisici, ok, ma proprio a prendere contatto con il tuo corpo, a sentirti, a percepirti, e poi si torna sempre alla questione del qui ed ora e a percepire il qui ed ora nel proprio corpo, nelle proprie sensazioni. Lo so che sembrerà un discorso assurdo fatto così in 30 secondi di video, magari lo approfondirò, magari no, però fidatevi, regalate pacchetti di massaggi, il mio è qui e non vedo l'ora di utilizzarlo. Un'altra cosa secondo me molto bella da regalare sono brush essence o un diffusore per ambienti con degli oli essenziali, quindi potete organizzare voi un kit con degli oli essenziali e impacchettarli con un diffusore. Secondo me è molto bello e è un'idea carina, cioè secondo me è una bellissima idea di regalo, e l'aromaterapia anche in questo caso deviazione professionale è ultima idea, non propriamente regalo, è come impacchettare i propri regali, quelli che farete, ma anche in prospettiva del fatto che voi stessi riceverete tanti regali, come sfruttare tutti i pacchi che riceverete, non nel contenuto, proprio il pacco. Ecco, io ogni volta che ricevo un pacco, che sia da un'azienda, da un ordine online che faccio o dai compleanni e Natale, dopo Natale, conservo carta pacco, sacchettini, soprattutto questi qua in plastica, non li butto, e tutti questi cosettini per riempire i pacchi. Ecco, io conservo tutto, li tengo da parte, così che poi a Natale io possa riutilizzarli per impacchettare i doni che faccio a mia volta. Amo anche aggiungere degli incensi nei pacchettini, quindi magari comprate dei, cioè a me piace come idea aggiungere nei pacchettini regalo un po' di incensi. Sfruttate tutta la carta pacco che avete, le confezioni, le scatole, provate a reinventarle in qualche modo bello, piacevole da vedere e anche funzionale e più sostenibile. E soprattutto, adesso che riceverete i vostri doni, scartateli e guardate quali confezioni potete riciclare a vostra volta, e così le recuperate per i prossimi regali che farete voi. Ed è un modo per essere creativi e anche non sprecare carta, plastica e tutto il materiale per imballare, che può essere riutilizzato. Non so parlare più. Bene, io spero che questo video vi sia stato di ispirazione in qualche modo utile. Fatemi sapere, vi prego, altre idee regalo, perché queste sono le mie, però ho bisogno anche di altre idee, visto che siamo ancora in tempo, direi che possiamo scambiarci idee. Per tutte le cose che potete trovare online, io ve le lascio scritte nell'info box, vi lascio, magari sì, dove potete trovare le cose che ho citato, vi scrivo tutto nell'info box. Per altre idee, penso che le dirò online. In particolare, io su Instagram ho una sezione nelle storie in evidenza che si chiama Idee Regalo, e ci sono anche le idee regalo che io avevo condiviso su Instagram l'anno scorso. Quindi in quella sezione penso che aggiungerò altre idee se mi verranno. Quindi se non mi seguite su Instagram, seguitemi. Io vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video.